Uè ragazzi e bentornati! Oggi, a grandissima richiesta, vi spiegherò come farmare nel miglior modo i biglietti estate. Con i biglietti estate è possibile riscattare i lama militari, ma come vi ho già detto in un precedente video, fate bene attenzione raga perché a metà stagione cambierà tutto il set e noi possiamo utilizzare i biglietti che stiamo farmando in questo momento per comprare i lama del set che uscirà in futuro. Quindi fate bene attenzione a non spenderli tutti una volta che avrete ottenuto le armi che volete o tutte le armi che vorreste. Mi raccomando, tenetevi i biglietti per appunto il nuovo set, chissà quali armi usciranno e chissà quanto tempo avremo per ottenerle. Insomma, dobbiamo anche valutare questo. Io ve l'ho già spiegato in un precedente video e anche la scorsa stagione è stata la stessa cosa. Questo succede perché il set cambia durante la stagione, quindi i nostri biglietti verranno convertiti. Però attenzione, se il set cambia a cavallo di una stagione e l'altra, in quel caso i biglietti non verranno convertiti e ci daranno il resto dei lama, il lama da aprire di quell'evento. Quindi ricapitolando raga, spendete i biglietti per i lama militari, certo ottenete le armi che volete e poi iniziate già ad accumularveli. In questo video io spiegherò come accumularne il più possibile in un giorno. Ci tengo ad aggiungere, raga, che non vi farò sicuramente vedere un metodo per farmare biglietti infiniti, non potremo farmarne infinitamente in un video, non ci saranno bug, non ci saranno glitch, semplicemente vi andrò a spiegare il miglior modo che il gioco ci offre per appunto farmare quanti più biglietti possibili. Allora, partendo dalla prima settimanale, come vedete noi abbiamo la possibilità di scegliere tra 175 biglietti, 482 di oro, 998 rivantaggi e 160 stravantaggi epici. Ecco, secondo me, una volta che ho completato 10 alerte missione in una zona al 126 più, questo poi va in base alla vostra potenza, però come vedete una singola missione a Montespago mi dà 128 biglietti, che raggiungono già quasi quelli che mi potrebbero dare queste 10 allerte missione completate, per intenderci. In questo caso io non sceglierei mai 175 biglietti, andrei più o per i rivantaggi o per gli stravantaggi epici, però anche questo è un metodo che comunque funziona. Dopodiché abbiamo il miglior modo, secondo me, raga, con le wargames. Con le wargames noi abbiamo modo di farmare almeno 400 biglietti tutti i giorni, gratuitamente, e questi 400 biglietti possiamo anche farmarli nella maniera più semplice possibile, organizzando le nostre basi, oppure su assist, andando a giocare nelle wargames di altri giocatori, nelle case basi di altri giocatori. Questa è una tecnica che funziona tantissimo, raga, farmerete oltre questi 400 biglietti. Se assistete, basta che ne farete 3, saranno altri 100 biglietti aggiunti e altri 100 ancora perché stiamo assistendo in quel caso. Quindi se noi andiamo a assistire, in questo momento noi possiamo farmare più biglietti rispetto a quando ostiamo la partita. Il mio consiglio è non di assistere, ma cercare comunque di variare un po'. Cercare di ospitare, poi fate ospitare il vostro amico, poi l'altro amico ancora, insomma, così dovremmo anche calibrarci un po'. Attenzione però, perché se sarete a Pietralegno avrete solo una sfida, se siete a Tavolaccia ne avrete due, se siete a Vallarguta ne avrete tre e se siete a Montespago le avrete tutte e quattro. In più ci sono queste sfide aggiuntive che danno 100 biglietti l'una nel caso non l'aveste ancora fatto, con tutte le sfide che sono uscite nei wargames, per intenderci. Consiglio anche di completare tutti gli incarichi, in quanto il numero di biglietti che vi daranno sono anche lì tantissimi. Infine raga, ci sono anche le allerte delle missioni che in base al tipo di zona ci danno anche loro i biglietti. Ecco, man mano che saliamo di livello, come vedete da Vallarguta che erano 70 a Montespago 112, saliamo al 94 e sono già 118. 118! Al 108 diventano 122, 128 biglietti al 126 e infine abbiamo 130 biglietti estate nella zona 128 di Montespago. Questi erano i metodi principali per farmare i biglietti, quelli che la Epic ci ha messo a disposizione. E raga, io vi consiglio appunto le wargames perché sono veramente intrattenenti, potete settarvi la vostra base, arriveranno presto anche gli episodi sulle varie difese di Pietralegno, Tavolaccia, Vallarguta e Montespago. Così potrete semplicemente entrare, farvi le vostre sfide, tra virgolette, fermi con le trappole che fanno le vostre difese e farmare biglietti semplicemente giocando. Questa è una cosa da non sottovalutare, raga, fidatevi di me perché le wargames sono un metodo spettacolare per farmare biglietti. Dunque raga, questo era tutto, il video su come farmare biglietti ve l'ho fatto, questi erano i metodi principali che potete sfruttare per appunto farmarne il più possibile. Vi ricordo di lasciarmi un bel like se il video vi è stato utile, fatemi sapere nei commenti se avrete già trovato tutte le armi, se iniziate a tenervi i biglietti oppure se aspettate ancora un po', sono curioso di sapere quanto vi manca. Fatemi sapere la vostra nei commenti raga, noi ricordate che ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!